Era il 20 giugno del 2006, sono passati più di 16 anni da quel tragico incidente sulla 284 in territorio di Paternò, in cui persero tragicamente la vita Suor Marianna Orefice, Suor Rosetta Cavarra e Francesco Cottone. Le due religiose facevano parte del collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco ad Adrano, mentre Francesco prestava servizio civile nell'istituto salesiano della San Giorgio Gualtieri. Nessuno a distanza di anni li ha dimenticati ed oggi pomeriggio nel santuario Maria Ausiliatrice di Adrano si è tenuta una santa messa in suffragio delle tre vittime. A celebrare è stato padre Salvatore Stimolo e ad organizzare la celebrazione eucaristica il comitato ex allieve delle suore figlie di Maria Ausiliatrice di Adrano. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto, tra cui quella alla mamma di Francesco. Siamo qui per due motivi. Uno, per ricordare con la preghiera queste vittime, e una per ringraziarle per quello che hanno fatto per la città di Adrano, perché tutte queste persone ormai anziane, ecco, la ricordano come le mamme di Adrano. Ecco questo. Ecco, un velocemente un ricordo di Suor Rosetta, di Maria, di Suor Marianna e anche di Francesco. Allora, io ero la vicepresidente del gruppo delle ex allieve. Praticamente io sono stata tanti anni con le suore, ho avuto un contatto veramente stretto e quindi io ho dei bei ricordi di Suor Rosetta, di Francesco, addirittura di Suor Marianna. Ho recitato pure con Francesco facendo la mamma di Don Bosco, mamma Margherita. Comunque, oggi vogliamo ricordare queste suore perché hanno lavorato tanto nel sociale e quindi mi pare doveroso ricordarle. Ovviamente a questa santa messa anche la signora Rosa Quaceci, la mamma di Francesco, ecco signora, 16 anni dopo è bello sapere che comunque che suo figlio è ricordato nel cuore di chi, nei cuori di chi lo ha voluto bene. L'ha voluto bene, questa è la verità, perché Francesco era un ragazzo che si faceva amare, volere bene da tutto. Tutti i compagni fino ad ora lo cercano ancora, fino vanno al cimitero portano sempre fiori perché era un ragazzo d'oro veramente e stimato di tutti i compagni, ancora vengono a casa mia a venirlo a cercare, eppure i nipotini sono la pelle per il suo zio.